questo era lo spot della città dei due siti UNESCO. Siamo sul Gargano in Puglia, Monte Sant'Angelo ha due siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Ci sono solo tre città in Italia che hanno due siti riconosciuti nel proprio territorio, sono Monte Sant'Angelo, Tivoli e Padova, e tutti gli altri ne hanno uno. Sono 58 i siti UNESCO in Italia, poco più di 1030 in tutto il mondo. 4 di questi siti sono in Puglia, quindi Monte Sant'Angelo con il santuario di San Michele Arcangelo da 1500 anni, meta ininterrotta di pellegrinaggi, e la foresta umbra con le faggete vetuste riconosciute nel 2017. Sono questi due siti UNESCO di Monte Sant'Angelo. Poi ci sono in Puglia i trulli di Alberobello e Castel del Monte ad Andria, riconosciuti nel 1996 tra i primi in Italia. Benvenuti a Monte Sant'Angelo, e vi faccio dare il benvenuto anche dall'assessore alla cultura e al turismo della città di Monte Sant'Angelo, Rosa Paloma. Assessore. Grazie Pasquale, sì, benvenuti qui a Monte Sant'Angelo, la città dei due siti UNESCO. Permettetemi di ringraziare innanzitutto due colonne che sono qui al mio fianco della Regione Puglia. Ringrazio l'assessore per averci dato in questi tre giorni delle fattive proprio incontri di condivisione, spunti di riflessione, perché no andare alla ricerca di quelle che sono anche le peculiarità della nostra meravigliosa Puglia. E grazie al paesano nonché vicepresidente Raffaele Piemontese, perché fa sempre sentire in ogni momento la sua presenza e il suo sostegno a 360 gradi. Monte Sant'Angelo a 837 metri sul livello del mare è un luogo in cui fede, spiritualità si accompagnano a tradizioni, storia, arte, bellezze paesaggistiche, natura, folklore, tipicità gastronomiche, che quindi è un tesoro tutto da scoprire 365 giorni all'anno inserito. Quindi l'invito è a venirci a trovare, perché adesso, voglio dire, in pochissimo tempo sarebbe difficile raccontare il nostro territorio. Noi lo raccontiamo attraverso diverse modalità, e oggi lo facciamo qui presentando qui alla Borsa Internazionale del Turismo i nuovi materiali di comunicazione e promozione. Abbiamo è l'info point che si fa diffuso, quindi che esce dalla struttura, noi abbiamo l'info point che è allocato nel castello di Monte Sant'Angelo, e quindi usciamo dal territorio, usciamo dal castello, e lo facciamo attraverso gli elementi che sono più smart, più giovani, con una mappa interattiva, con una brochure che è in lingua italiana e lingua inglese, con una serie di spot che vanno a promuovere quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Noi quando parliamo di Monte Sant'Angelo parliamo di cultura, di natura, di enogastronomia e di spiritualità, perché non possiamo dimenticare appunto con la spiritualità il sito UNESCO con le tracce dei Longobardi all'interno delle cripte longobarde e il patrimonio naturale con le faggete vetuste della foresta umbra. Benissimo, grazie assessore. Quindi sui segnalibro potete, attraverso il segnalibro, attraverso il QR, potete scaricare una brochure in italiano e in inglese per scoprire tutte le eccellenze culturali, spirituali, naturali e gastronomiche della città dei due siti UNESCO. Come diceva l'assessore, con la locandina
è un'attività non solo di promozione ma anche di informazione e accoglienza che faremo con tutte le imprese del nostro territorio, attraverso i quali i turisti troveranno questa locandina in tutte le strutture, sia nei ristoranti che negli alberghi, e potranno scaricare attraverso il QR sia la mappa interattiva collegata con Google Maps e la brochure in italiano e in inglese con tutte le informazioni della destinazione. Questi sono i nuovi materiali. Dopo lo spot ci sono anche 4 mini video dedicati ai 4 segmenti turistici, appunto il culturale, naturale, spirituale e gastronomico. Oggi tra l'altro ne approfittiamo per presentarvi la quinta edizione del Festival Michael. Il Festival Michael si terrà dal 4 al 8 maggio 2022, sarà la quinta edizione, è un festival del patrimonio culturale, appunto spirituale, naturale e non gastronomico della città. La particolarità di questa edizione, assessore. La particolarità di questa edizione, come potete vedere nell'immagine, abbiamo scelto il San Michele di che trova Kiev, quindi è nel 50° anno della fondazione dell'UNESCO. Noi abbiamo scelto la pace e il dialogo tra i popoli, e quindi il 4 maggio apriamo il Festival Michael invitando un artista di fama internazionale che arriva direttamente dalla città degli angeli, da Los Angeles. E il messaggio che portiamo è proprio un messaggio di pace. E quindi Colette Miller sarà a Monte Sant'Angelo, perché insieme a lei abbiamo intenzione di aprire le porte alla street art, a un'arte di strada che ha comunque l'obiettivo di curiosire anche il visitatore, quello più giovane, quello più smart, e invitarlo a Monte Sant'Angelo. Colette Miller quindi sarà a Monte Sant'Angelo al Festival Michael per l'inaugurazione. È un artista internazionale che avrete riconosciuto le ali che ha disegnato, che disegna in giro per il mondo. In Italia è stata solo in questi anni a Brescia e a Palermo, quindi Monte Sant'Angelo è la terza tappa italiana per questo progetto speciale, gli Angels Wines. Direttamente da Los Angeles, quindi dalla città degli angeli, a Monte Sant'Angelo, nella città dell'Arcangelo. Adesso andiamo subito dal assessore alla... No, io volevo far chiudere Gianfranco, perché siccome allora andiamo dal vicepresidente. Siamo a casa mia, a Monte casa Sant'Angelo, per dovere di ospitalità chiude il collega. Giusto. Il collega al turismo, mi sembra il minimo. Vicepresidente. La mattinata abbiamo fatto il Ecotra, qua deve chiudere. Giusto. Deve chiudere Gianfranco. No, Monte Sant'Angelo ha avviato ormai da 5 anni una fase di riscatto, una fase di riscatto totale, di riscatto che fa sì che questa terra meravigliosa, questa città bellissima, questo luogo sacro millenario, meta di milioni di pellegrini, di donne e uomini provenienti da ogni parte del mondo, potesse offrire una offerta non solo turistica ma culturale che fosse maggiore. E quindi grazie alla sinergia istituzionale tra Comune di Monte Sant'Angelo, tra il sindaco Pierpaolo D'Arienzo, bravissimo sindaco e coordinatore di avviso pubblico, che come sai Gianfranco sta segnando insieme ad altri sindaci della Puglia un argine alle dinamiche di infiltrazioni criminali, e con Rosa Palomba, una brava
assessore al turismo e alla cultura, nel corso di questi anni si è stata nella condizione di maggiormente valorizzare ciò che già abbiamo, ciò che già avevamo, con iniziative culturali, con manifestazioni, in ottica di sinergia, perché il punto è questo: da solo non sei nulla, da solo non sei nulla come comune. Puoi essere il comune più bello, ma se non sei in grado di legare con le altre realtà, con gli altri comuni, con gli altri enti, non sei nelle condizioni di dare quello slancio al territorio. Quindi parliamo di una città in cui ci sono molti investimenti, in cui si è fatto un enorme investimento anche in turismo e cultura, e quindi è una terra che con i suoi cittadini sta facendo un percorso di evoluzione che io credo debba continuare. E vi faccio i complimenti, al netto di tutte le iniziative di cui avete parlato e su cui di sicuro Gianfranco si soffermerà, io credo che sia molto bella e indicativo, soprattutto in questa fase, il messaggio di pace sul Festival Michael, che si lega alla figura di San Michele Arcangelo, a San Michele di Kiev, quindi una dinamica di solidarietà nei confronti di un popolo, quello ucraino, che sta vivendo un vero e proprio sopruso. E quindi io credo che questo legame tra la Puglia con il popolo ucraino attraverso la sacra figura di San Michele Arcangelo sia indubbiamente, lo dicevo prima ad una televisione che era in diretta e che voleva soffermarsi sul Monte Sant'Angelo, credo che questa sia una dinamica sicuramente importante. E quindi Monte Sant'Angelo come capitale di un Gargano che vuole crescere e vuole fare molti altri salti di qualità, sempre in una dinamica di sinergia e con gli altri. Grazie assessore. Il tema della pace è ricorrente nell'UNESCO, tant'è che quest'anno si celebrano i 50 anni dal riconoscimento della Convenzione del Patrimonio Mondiale, che è tra i suoi obiettivi fondanti. Quindi la Convenzione del Patrimonio Mondiale è nata nel 1972, tra i suoi obiettivi, tra gli obiettivi dell'UNESCO, ricordiamo essere il riconoscimento più importante al mondo per i beni culturali e naturali, l'obiettivo è la pace, la comprensione tra le nazioni. Tra l'altro Monte Sant'Angelo, come ricordava l'assessore, il vicepresidente piemontese, ha il coordinamento regionale dell'Associazione Avviso Pubblico, che è l'Associazione Nazionale degli Enti Locali Antimafia, ma anche, e poi chiudiamo con l'assessore, le do l'assist, è anche il coordinamento regionale dei borghi più belli d'Italia, questa associazione nazionale, i borghi più belli d'Italia. Da pochi mesi l'assessore Rosa Palomba è la coordinatrice di questi 13 comuni che vanno, ce lo spiega lei, assessore. Grazie Pasquale. Sì, un breve accenno all'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, che è stato, diciamo, cura proprio di questa associazione valorizzare e promuovere il grande e diffuso patrimonio di arte, cultura e tradizione presente proprio nei borghi italiani. Si tratta sicuramente di una rete di eccellenza, che fa parte, che fa poi della bellezza il cardine, no? L'elemento più importante e caratterizzante di questi meravigliosi borghi. Sappiamo che quando si parla di Puglia parliamo di un brand che sicuramente è molto elevato, e i borghi di Puglia sono a questo punto un regalo da farsi. Sono piccoli gioielli, luoghi in cui scegliere di perdersi. La Puglia tutta, è stato più volte detto in altre occasioni, è uno stato d'animo,
e quindi un viaggio da fare alla scoperta di un territorio che è unico. Ricordo che i borghi più belli d'Italia in Puglia sono 13: Alberobello, Alberona, Bovino, Cisternino, Locorotondo, Marucco, Monte Sant'Angelo, Otranto, Pietramonte Corbino, Presicce Acquanica, Roseto Valfortore, Specchia e Pico del Gargano. Quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. Grazie. Grazie assessore. Allora, assessore al turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, Monte Sant'Angelo al centro di una serie di progetti nazionali e internazionali, tra l'altro insieme ai borghi più belli di Puglia, Monte Sant'Angelo fa parte anche della rete dei Longobardi in Italia, che è il primo sito UNESCO riconosciuto nel 2011, insieme a Brescia, Spoleto, Cividale, Benevento e Castelseprio, e ho dimenticato qualcuno sicuramente, e anche la rete micaelica nel mondo, la rete del culto micaelico dell'arcangelo Michele nel mondo. Sono 7 grandi santuari che partono dall'Irlanda, attraversano la Gran Bretagna, passano per la Francia, Mont Saint-Michel, fondata da una pietra del santuario di Monte Sant'Angelo. Nel 708 arriva il vescovo da Mont Saint-Michel, gli appare San Michele anche lì 3 volte, viene a prendere una pietra da Monte Sant'Angelo e costruisce Mont Saint-Michel in Francia. E noi ci abbiamo fatto un gemellaggio nel 2019 nella seconda edizione del Festival Michael, che è questo progetto che tiene insieme questi 7 siti, attraversa, vi dicevo, la Val di Susa in Piemonte, con i quali anche con loro abbiamo fatto un patto di amicizia, con il comune di Avigliana in provincia appunto di Torino, passa per Monte Sant'Angelo, arriva in Grecia e fino a Haifa, vicino a Gerusalemme. Questa è la rete dei centri micaelici nel mondo sulla quale stiamo lavorando per richiedere il riconoscimento della via micaelica al Consiglio d'Europa. Lo stiamo facendo appunto con il Piemonte e con Mont Saint-Michel. Assessore Lopane, cosa ne pensa di tutto questo? La prima impressione è di un territorio che penso di poter visitare a brevissimo, visto che è ancora un tassello di questa Puglia che mi manca, ma l'idea è della ricchezza che in questo territorio è presente e che a vario titolo caratterizza ancora di più il Gargano, bellezza legata al patrimonio UNESCO, non uno ma due, quindi già questo farebbe di un comune una destinazione assolutamente ambita. L'idea del paesaggio, della natura, della grande capacità e della grande presenza di biodiversità, poi nella stessa Monte Sant'Angelo, una ricchezza enogastronomica, su questo avremo modo ancora di lavorare insieme ai progetti. Mi interessa molto il progetto dei pani, dei pani di Puglia, che dovrà avere anche, diciamo, giusti strumenti di promozione del prossimo futuro, e soprattutto anche l'idea di pensare che questi borghi di Puglia siano quel pezzo di autenticità, così come avete descritto benissimo nella cartolina, che sta alla Puglia e che vuole rendere quell'immagine della Puglia autentica, di cui abbiamo parlato e abbiamo visto anche lo spot di Sergio Lumini. Ecco, c'è tutto questo, c'è tanto in questo territorio, in questa comunità, c'è la possibilità di andare a inserire un altro piccolo tassello in quel puzzle di offerta turistica legata alla destinazione Gargano, legata alla destinazione Puglia, che a noi sta molto a cuore. Con degli elementi assolutamente importanti di gestione, non è a caso, si misura la maturità della consapevolezza di essere destinazione, la maturità della stessa amministrazione, non solo nell'arrivare con un programma culturale già importante, ma soprattutto nello sperimentare formule nuove di animazione territoriale. L'info point diffuso è una delle nuove frontiere con cui dobbiamo pensare all'informazione e all'accoglienza turistica sui territori. Vedo che lo state già sperimentando e questo rappresenterà sicuramente un punto di vantaggio per quelle che saranno le attività che anche con la Regione Puglia nel tema dello sviluppo e dell'accoglienza andremo a fare nel prossimo futuro.
quindi questo già denota una visione proiettata verso il futuro e l'attenzione verso l'accoglienza, che per noi continua a essere fondamentale. Io ritengo che il lavoro che in questi giorni stiamo facendo, un lavoro anche di ricucitura dei piccoli territori in un contesto più ampio di destinazione, di valorizzazione delle risorse e di integrazione dei servizi, è un lavoro assolutamente importante. In questo credo che il contributo di Monte Sant'Angelo per il Gargano possa essere davvero importante per tutto quello che rappresenta, per tutto quello che può proporre alla Puglia e al Gargano. E per questo, diciamo, il mio è un riconoscimento per il lavoro fatto, ma anche un incoraggiamento a continuare questa direzione, a condividere insieme alle altre comunità, agli altri territori, la visione strategica che è importante per il Gargano quanto è importante per la Puglia, che ci darà la possibilità di restituire, come dicevo prima, un pezzo di potenziale che ancora possiamo sviluppare. Noi abbiamo numeri eccellenti, come dicevo prima, numeri che continuano a crescere, un brand Puglia che continua a stare sul mercato in maniera importante, ma ancora quel potenziale è alto perché c'è un pezzo di Puglia da scoprire che va al di là delle rotte già note, che parla di autenticità, che parla di natura, che parla di patrimonio storico artistico, che parla anche di programmazione culturale, e che abbiamo tutto l'interesse a fare nostro e a mettere il sistema e a mettere sul mercato. La direzione è correttissima e assolutamente coerente con quella che è la strategia regionale, per cui il mio non può essere che un rimando a una visita sul territorio, perché credo che sia il modo migliore per fare turismo. Un gioco di squadra è un gioco di presenza sul territorio che serve a dare giusto riconoscimento al lavoro svolto, ma soprattutto alle potenzialità che dobbiamo portare. Grazie all'assessore Lopane, lo dico solo per la stampa, tutto quello che vi abbiamo detto e presentato lo trovate nei materiali che vi distribuiremo ora sul segnalibro e sulla brochure, per scaricare la brochure. In questo Debian troverete tutti i materiali, che sia la brochure in italiano e in inglese con tutti i testi dei quattro prodotti, tutti i video sempre con il codice QR dei quattro prodotti. Facciamo la foto di rito. Bene. Grazie a tutti. Grazie naturalmente a voi, sul permesso assessore mi avvicino anch'io. Sì. Grazie mille per questa presentazione. Naturalmente adesso ritorniamo nel barese e passo la parola.